Buonasera e ben ritrovati al consueto appuntamento con la rubrica Ischia Nostra di Aldo Presutti del Movimento Democrazia e Libertà. Buonasera Aldo, buonasera, ben ritrovati. Maria, buonasera a tutti. Allora, al netto di tutte le cose che abbiamo già letto in questo periodo, in questi ultimi giorni, sulla questione della campagna elettorale prossima di Nacco Ameno, intanto però incominciamo già subito a presentare l'ospite che avete già visto inquadrato, Giosi Mattera, un nome, un cognome, una garanzia. Perché la presenza di Giosi Aldo? Allora, Giosi, ho avuto il piacere di conoscerlo moltissimi anni fa, che era ancora ragazzo, anch'io ero un po' più ragazzo, e lui si è già all'epoca distinto nel suo modo di essere molto solare, molto propositivo, e lo vedevo in lui una persona che sicuramente poteva fare strada e avere un grande successo sull'isola di Ischia. L'ho visto, l'ho seguito in tutti questi anni, anche lo sforzo e tutti i sacrifici che ha fatto, e ho avuto anche il piacere, qualche serata fatto a lui di animazione per i giovanissimi, però diciamo, fa parte un po' di quelle persone che malgrado di avere una grande professionalità e anche diciamo, questa libertà di voler esprimere una libertà anche nel poter essere autonomo e non seguito o preferito dai politici, ho visto che comunque dopo tanti anni è rimasto come in qualche maniera incastrato nel sistema ischitano e non ha potuto veramente ottenere quel successo che io ritengo che merita. Infatti Giosi Mattera, ecco, diciamolo tranquillamente, si è inventato letteralmente un mestiere, ha fatto di un gioco una professione che va avanti da una vita e che adesso cerca di trasmettere anche alle nuove generazioni, perché è stato giovanissimo, adesso non più, insomma, voglio dire, qualche annetto ce l'ha anche lui. Però ecco, facendo leva proprio Giosi su questa esperienza, no? Guardandoci un po' indietro da quando hai iniziato, ecco, partiamo proprio da lì. Come ti è venuta l'idea in quel momento di rischiare così forte, credendo tantissimo, immagino, sulle tue capacità? Ma intanto saluto tutti. Diciamo che più di tutto il discorso nasce dalla mancanza reale di qualcosa del genere all'epoca sull'isola. Io ho sempre amato moltissimo il mondo dell'intrattenimento. Ho iniziato facendo radio molto molto giovane, avevo 15 anni, pensa. Non diciamo l'età, anche se tu insomma una bella botta ce l'hai data prima. Comunque sì, sono passati un bel po' di anni. Questo grande amore, questo trasporto per la comunicazione mi ha portato a fare prima radio e poi a cercare una strada per potermi evolvere in maniera autonoma. Ecco, aspetta, l'evoluzione, quindi sì, hai dovuto, sì, come dire, attraversare percorsi anche politici, oltre che professionali. Ecco, raccontaci un po' se hai avuto degli ostacoli nel poterti fare strada, sgomitando un po' di qua, un po' di là, per accreditarti sul territorio soprattutto. Sì, ne ho avuti tantissimi, ma sarebbe impossibile dire il contrario. Come accennava prima l'amico Aldo, chi fa questo mestiere lo fa nella maniera più appassionata, quindi con la sensibilità dell'artista, sa benissimo come me cosa vuol dire lottare contro il sistema. Significa o affrancarti, e quindi ecco qua, sentirti libero un po' da tutti, rischiare sulla tua pelle, io l'ho sempre fatto, e magari, non lo dico io, lo diceva Aldo, ma lo dicono un po' insomma in molti, raccogliere forse di meno di quello che uno ha seminato, merito o non merito non so, però di quello che ho seminato. Il discorso è non aver mai amato molto il concetto del uniformarsi, cioè uniformarti poi a che cosa? A un partito, a una concezione che poi ti permette a livello clientelare di lavorare? Non mi appartiene questa cosa. Quindi questo sicuramente ti limita molto, Amedeo. Ti limita e molto. Diciamolo francamente, quanto in realtà ti ha emarginato questo ragionamento, questo dover andare avanti secondo le tue idee, non piegandosi a nessun tipo di compromesso? Ma guarda, adesso non voglio aprire un discorso estremo, perché poi sembrerebbe fare un piagnisteo. Io ho ottenuto delle belle soddisfazioni. Quello però che posso dire, lo dico con grande franchezza, le ho ottenute da solo. Su questo posso veramente manifestare tutta la mia serenità. Dove sono arrivato, quel poco, quel tanto che ho fatto, l'ho fatto sempre e solo con le mie forze. Quindi sì, di conseguenza va da sé che ciò che non sono riuscito ad ottenere, al netto dei miei probabili demeriti, sicuramente è legato alla mancanza di affiliazione al sistema,
ha un certo modo di ragionare che tu sai meglio di me, soprattutto su un'isola, è molto molto forte. Senti, l'intrattenimento, sì, negli anni come è cambiato? Quest'isola è ancora accogliente? Si dice spesso che c'è poco o nulla per i giovani, oltre al netto delle discoteche o dei bar baretti che ti danno l'aperitivo o qualche altra cosa fino a notte fonda, però poi alla fine il vero intrattenimento, quello vero, quello genuino, c'è. Chi deve venire a Ischia sa che c'è qualcosa anche per i giovani. Allora, guarda, partiamo dal fatto che a Ischia, secondo me, ci sono molti bravi artisti. La buona parte dei quali è sottovalutata, perché chiaramente se non ha molto modo di mettersi in mostra e di esibire le proprie capacità, è chiaro che magari rimane anche un pochettino mascherata da quello che è il modus operandi tipico dell'isola. Poi certo, chi viene ad Ischia sa poco, perché probabilmente c'è poca collaborazione tra i comuni. Qui dovremmo aprire insomma ancora un altro discorso sui sei comuni, che rimane sempre l'atavico problema ischitano, perché insomma è chiaro che da un comune all'altro, un'isola così piccola, che non ci sia una comunicazione univoca è qualcosa di drammatico, solo questo dico, nel 2020 soprattutto. E di questo pagano le conseguenze senza ombra di dubbio le persone che hanno le capacità. Perché poi l'artista, per quanto possa fare, deve manifestare una sua caratteristica tecnica. Se però tu, che sei preposto a pubblicizzarla quella cosa, lo fai poco, lo fai male e non lo fai in sinergia con gli altri, i risultati sicuramente non si ottengono. Quindi, per tornare alla tua domanda, è chiaro che chi viene ad Ischia ha sicuramente, ripeto, al netto di quelli che si impegnano, perché ci sono sicuramente delle bravissime professionalità, delle ottime professionalità, che cercano di veicolare dei messaggi promozionali buoni, ci sono. Il discorso è che probabilmente c'è poca coesione. Questa poca coesione porta alla mancanza di un'informazione univoca e quindi giusta. Chi viene sull'isola, in sintesi, sa poco o nulla di quello che accade. E la domanda è, turisticamente parlando, sì, che cosa si può fare per incrementare questa scia di persone che vengono ad Ischia anche per il divertimento? Ma intanto credo che non si debba perdere la speranza, Medeo. Io prima parlavo un attimo in privato con Aldo, e l'idea che lui ha avuto, peraltro ovviamente molto molto osteggiata dai più, perché tutto ciò che è nuovo, volente o nolente, quando non si riesce a metterlo alla berlina lo si osteggia, perché può essere un potenziale pericolo. E ecco qua, quello che mi piace, quello che vedo in questo movimento è il fatto che cerca di riaccendere la speranza, cosa che ormai per tante ragioni si è molto molto assopita, si è quasi incancrenita nel pantano di qualche cosa che ormai è rimasto lì, fermo, da tanti tanti anni. E cosa si può fare? Secondo me si può fare molto. Buona volontà, unione di intenti e soprattutto ognuno metta in campo le proprie capacità. Io questo credo. Aldo, io penso che, diciamo che potrebbe sembrare scontato quello che diceva Giossi, però se tutti noi ischitani avessimo questo tipo di mentalità, senza aspettarci nulla dagli altri, ma mettendoci in gioco e in cammino per primi e tendendoci la mano, ciascuno per quel poco che può fare, se l'unione fa la forza, avremmo già un patrimonio di forze incredibile, visto che ne siamo tantissimi su questo territorio, senza chiedere niente agli altri. E poi questo si potrebbe riflettere anche su chi ci governa, se è vero che i nostri governanti, i nostri sindaci, i nostri amministratori dovrebbero essere lo specchio della popolazione. Siamo noi a votarli, siamo noi a sceglierli, devono essere i nostri rappresentanti per portare avanti le istanze che sono proprie e dovute alla gente e al territorio. Allora, sicuramente, magari fosse oggi già una mentalità diffusa come quella di Giosi, quello che lui ha fatto e che continuerà a fare, come lui aveva accennato, e per me ogni volta quando sento dire, perché Giosi c'ha anche dei figli, di cui un figlio più grande, una figlia più grande e due figli più piccoli, e lui la prima frase quando ho chiesto che cosa fa ha detto... sta ancora a Ischia, ecco questo ancora a Ischia, questo discorso ormai dell'idea diffusa dei giovani di trovare la propria realizzazione al di fuori del nostro territorio. E questa è una cosa che dispiace molto sentire,
E poi per quello che riguarda l'acquameno, io ho fatto un giro pochi giorni fa, stavo pure un po' malmesso, avevo il nervo Abbiamo sciatico. visto infatti che avevi una terza gamba sulla Esatto. quale ti reggevi e ci Però siamo insospettiti, questo insomma. dimostra comunque quando uno ha la volontà di fare qualcosa, anche quando c'è un momento di ecco, che uno non si possa muovere del tutto autonomamente, la volontà è forte del cambiamento. E ecco, sono andato un po', a tastare un po' il polso dei commercianti, sono andato in qualche bar, ho parlato con delle persone e ecco, la risposta è quella che ha dimostrato in che contesto vive in particolare l'acquameno. Allora, molte persone che ovviamente hanno espresso una certa preoccupazione per il fatto che se c'è un Domenico Desiano o un discepolo di Domenico Desiano che è Giacomo Pascale o Monti o quant'altro, perché è tutta la stessa famiglia, parte integrante del sistema con Domenico Desiano. Cioè, per cui o saranno o faranno gruppo insieme, lista insieme o lista separata, alla fine come va e va, vincerà Domenico Desiano. E questa paura è nelle persone. Le persone dicono: noi non possiamo andare contro questi perché questi ci hanno addirittura schedati. Perché quando ci sono le elezioni c'è un sistema addirittura che riescono a schedare le singole persone se hanno votato o meno per Domenico Desiano. Ragione per cui c'è la paura, c'è questa sindrome che sembra, come meno hanno detto loro, che sia reale. Al di fuori poi di tutte le persone che lavorano per Domenica Desiani, che hanno dichiarato, e non faccio ovviamente nome, ma tanti, che hanno detto: se non voto Domenico Desiano, io perdo il posto di lavoro. Questo è il modo di fare campagna elettorale, Domenico Desiano, ricattando le persone che gli devono votare. Questo non è democrazia. Chissà che penserà il tuo presidente, che è tuo il presidente, visto che sei coordinatore di Forza Italia, del caro Berlusconi, se viene a sapere che un suo discepolo fa una campagna elettorale così, per quel poco che posso conoscere Berlusconi, non crede che condivida il tuo modo di fare. Allora, questa è la prima cosa che mi ha molto dispiaciuto. Poi ne ho sentito di tutti i colori di Domenico Desiano, di appartenenza a delle situazioni un po' particolari, i suoi supermercati che fanno sede a Casal di Principe. Cioè, ci sono tante situazioni che comunque queste persone hanno all'inizio un po' si sono tenuti sulle proprie, poi dopo si sono sfogati, perché io ho promesso che ovviamente che non farò nomi, niente, ma era generale il fatto che ormai l'acquameno c'è un padrone. C'è il padrone che comanda su di loro e loro sono cittadini di serie B. Il caro Domenico Desiano, in questi ultimi 25 anni, se non lui, era uno dei suoi discepoli, anche, e lo ripeto, Giacomo Pascale è figlio di Domenico Desiano, Monti è figlio di Domenico Desiano, tutti questi qua negli ultimi 25 anni vi hanno portato a diventare cittadini di serie B. Allora noi questo lo vogliamo contrastare, noi vogliamo ridare la possibilità che il cittadino di Lacquameno divenga cittadino di serie A, che venga distribuito il benessere, venga destagionalizzata Lacquameno, lavoreremo ovviamente per tutto il territorio di Ischia, ma noi faremo una campagna forte sui nostri progetti per il rilancio di Lacquameno e stiamo già lavorando fortemente e ho avuto dei incontri per fortuna di persone validissimi che mi daranno una mano, che mi affiancheranno, ma no, no, stiamo facendo la squadra, è una squadra di persone veramente che non si fanno corrompere, persone che fanno i fatti. E noi ci basiamo su tre principi. La nostra campagna elettorale si baserà su tre principi fondamentali, che ecco qua, ho scritto tante cose che dovrei dire, però si basa su un discorso che la prima è quella della lealtà verso il cittadino tra il programma e la realizzazione. E che noi stessi ci metteremo delle scadenze e se noi non lo riusciamo a rispettare, noi daremo le nostre dimissioni. Perché noi quelle che prometteremo, quelle che noi vorremo fare, se non saremo in grado di farla, noi ci toglieremo da mezzo. Perché noi, e io in particolare, sono un imprenditore.
E un imprenditore ha in natura di realizzare, e se non riesce, abbandona il progetto e ne fa un altro. Allora, se non riesco, se non riusciamo nel nostro intento, lo diamo già qua, dichiariamo già apertamente che noi daremo noi le nostre dimissioni, perché qua si deve cambiare il paese. Inoltre, noi vorremmo assolutamente avere un confronto pubblico con i candidati, ragion per cui rinnovo per l'ennesima volta che le persone, e in primis Domenico Desiano, accetti un confronto pubblico avanti a Teleischia con Aldo Presutti. Perché io vorrei risposte sulle cose che mi hanno riferito i cittadini dell'Acquameno. Allora, se non sono vere, tu, Domenico Desiano, accetti il confronto con Aldo Presutti in televisione. Se non lo accetti, e non ti darò tregua per tutta la campagna elettorale, te lo dico già qua, tu dimostri che queste persone hanno ragione. E se queste persone hanno ragione, io farò di tutto per tutelarli e per farli andare a votare liberamente, e tu non saprai chi ti ha votato o chi non ti ha votato. E se dopo le elezioni vengono licenziate delle persone, io ti farò una denuncia aperta, perché adesso questi giochetti sporchi politici che avete fatto fino a ieri o ancora fino ad oggi non si farà più. Noi all'Acquameno inizieremo a cambiare l'isola di Ischia. Noi all'Acquameno inizieremo a dare di nuovo la certezza, non la speranza, la certezza della rinascita dell'isola di Ischia per tutti i cittadini, e non lasciamo indietro nessuno, e ridiamo certezza ai giovani. E io ho avuto un incontro bellissimo domenico con una scuola di formazione anche a livelli europei, dove noi possiamo ridare la certezza a tutti i giovani che rimangono a Ischia, che possono rimanere a Ischia, per poter realizzare i loro sogni, per il loro bene e per il bene dell'isola di Ischia. Perché noi non dobbiamo mai dimenticare che il vero patrimonio dell'isola o di qualsiasi territorio sono i giovani, sono il futuro. E voi lo state distruggendo, voi le state ostacolando. Ecco, abbiamo un esempio con Josy, che è un ragazzo, che l'ho visto da giovanissimo, da veramente da ragazzino, che sta veramente facendo una lotta enorme per avere quelle soddisfazioni personali e anche per quelle per il territorio. Allora tutto questo deve finire, perché le persone che hanno volontà, persone serie, non i approfittatori o quelli che vogliono in qualche maniera, cercando senza impegno a voler pretendere delle cose. No, noi faremo con attenzione una cernita. Da noi, noi non prometteremo posti di lavoro, non prometteremo niente. Noi diciamo una cosa: noi cambieremo l'Acquameno, cambieremo Ischia per dare la grande opportunità a tutti, di potersi fare una propria vita con un lavoro dignitoso, creare famiglia, rimettere figli al mondo e ripartire veramente con un futuro riscritto, che abbia la firma del Movimento Libertà e Democrazia. E finisce tutta questa schifezza che abbiamo visto anche l'altro giorno a Casamicciola, di un consiglio comunale che sembravano delle belve. Un comune come Casamicciola che non fa nulla, che non fa veramente nulla per cambiare il paese, e basta girare e guardare, non basta solo vedere la zona terremotata, ma non stanno facendo nulla al di fuori di litigare e di fare questo schifo che abbiamo visto l'altro giorno. Ma avete meno il buon senso, visto che non siete capace. Caro sindaco Castagna, faccia una volta una cosa veramente per il paese, dia le sue dimissioni, faccia questo atto di coraggio, perché lei con la sua amministrazione ci dobbiamo solo vergognare. Faccia qualche passo avanti e dica: cari cittadini, per il bene vostro io mi dimetto. Ecco, questo è fare politica sana, ed è quello che vuole fare il Movimento. Il Movimento vuole ridare di nuovo certezze, fiducia, sicurezza, dignità all'isola di Ischia. Lo dobbiamo smettere con le chiacchiere, a lamentarci solo. Noi dobbiamo fare i fatti, e noi i fatti li faremo, ma non per conquistarci una poltrona, per conquistare il cittadino, perché il cittadino è quello che è importante sull'isola di Ischia. Il resto sono chiacchiere che non se ne frega nessuno. Tutte le vostre beghe, le vostre cose interne non interessa a nessuno. Qui interessa il lavoro, i soldi, il benessere, la dignità, ed è quello che è venuto meno. Avete distrutto un paese.
e noi non ve lo permetteremo più. Domenico Cristiano, preparati, sarà una campagna elettorale sui fatti concreti e tu ti dovrai confrontare con me. Non scapperai, perché a costo che vengo all'acqua meno e ti acchiappo in mezzo alla strada e ti faccio un'intervista, e non scapperai perché farai una figura di quattro soldi. Allora ti invito nuovamente, il prima possibile, ti tirare fuori le dovute doti se ce l'hai, e di confronti con un cittadino, con una persona che presenta il suo movimento a L'Acquameno, e che se proprio i cittadini di L'Acquameno lo chiedono sarebbe anche disposto, per il bene di Ischia, di schierarsi contro di te, perché tu a Ischia non continuerai più con la tua politica schifosa, squallida, che ha dato solamente distruzione, malessere, crisi, disoccupazione e sfruttamento al lavoro. Ragion per cui tira fuori, se ce l'hai, e lo sai di che cosa parlo, e allora chiami a Amedeo o al signor Boni di Teleischia e dici: sono pronto di confrontarmi con un cittadino di Ischia, con una persona che mi vuole sfidare. Non ti nascondere, non ti potrai nascondere, perché ti prenderò io. Se non vieni, ti prendo io, con le buone. Ma io voglio sentire da te delle risposte, non le chiacchiere che fai al Senato, che fai come coordinatore di Forza Italia, che volete distruggere questo paese, che ti affianca persone che non sono raccomandabili. Io sono una veste, ho la veste pulita, faccio l'imprenditore, farò sempre l'imprenditore. Io ho un albergo, non ho comprati 5 alberghi, 10 supermercati, che mi sembra anche difficile in pochi anni di poterle realizzare, ma questo è un tema che vogliamo mettere da parte. Io voglio un confronto con te sulla tematica del futuro di L'Acquameno, chiare, senza chiacchiere, con i fatti alla mano. Ti aspetto. Ed a proposito del futuro e dei giovani, io volevo chiudere con Giosi riguardando l'isola nella sua interezza. Prima Aldo diceva: hai dei figli. Sì. Secondo te che futuro e che isola consegniamo a questi ragazzi? Un'isola molto, molto in difficoltà. Molto in difficoltà, un'isola che ha sempre delle grandi potenzialità, ma che sono letteralmente oscurate in questo momento. Quindi, facendo seguito a quello che diceva Aldo, io credo che noi dobbiamo dare sicuramente un messaggio di speranza come fase iniziale, per poi arrivare a una certezza, ma si parte sempre dalla speranza, perché oggi, secondo me, ad oggi non c'è nemmeno quella. Quindi i giovani poverini cosa ne possono sapere? Noi spesso e volentieri facciamo l'errore di scaricare addosso a loro tante delle nostre inettitudini. Quando un adulto certamente non dà il buon esempio, non possiamo pretendere dal giovane che si comporti in un certo modo. Quindi è chiaro che se noi gli lasciamo un paese allo sbando, dobbiamo aspettarci che il giovane alla fine debba riuscire a cavarsela in mezzo a queste macerie. In questo momento Ischia è assolutamente un'isola in grandissima difficoltà. Non voglio dire totalmente allo sbando, ma in grande, grande difficoltà. Bisogna fare qualcosa per cercare di riportarla, se non ai fasti di un tempo, perché quello mi sembra un attimino utopistico come concetto, però quantomeno ridargli una speranza, una possibilità, perché chi più di Ischia la può meritare? Un'isola che ha davvero tutti i prodromi per essere qualcosa di meraviglioso nel mondo. In questo momento non lo è, o almeno non lo è più. Quindi a questi ragazzi noi stiamo lasciando il vuoto assoluto. Gli dobbiamo dare una possibilità e in qualche modo bisogna trovare una soluzione. Quindi armiamoci di buona volontà, perché è sempre quella la base sulla quale poi si può edificare qualsiasi cosa. E diamogli una speranza, diamogli un'opportunità, perché io credo che loro non chiedano altro che di essere messi in condizioni di crescere nella maniera ottimale. Se non gli viene riconosciuto nemmeno questo, cosa possiamo pretendere da loro? Questo è quanto. E noi con i giovani continueremo settimana prossima, perché proprio vogliamo ascoltare la loro voce per capire, ecco, guardandosi intorno, che cosa vedono di quest'isola, sì, mettendosi a confronto col resto del mondo, no, Presutti? Assolutamente. Questo poi tratteremo settimana prossima. Intanto benissimo, chiudiamo qui per quanto riguarda questa nostra partecipazione questa settimana. Grazie a Giosi Mattera per essere stato con noi e ci vediamo martedì prossimo più o meno alla stessa ora. Arrivederci. Arrivederci.